Ho scritto sul gruppo. Buonasera e benvenuti alla presentazione del libro Un'altra libertà di Gaetano Quagliariello e di sua eminenza Cardinale Camillo Ruini. Il libro, come sapete, è edito dalla casa editrice Rubettino e evidentemente questa presentazione non doveva avvenire in questo modo, nel senso in altri tempi avrebbe visto una cornice diversa. Magari con concorso di popolo, come si dice, con un'espressione in auge, anche molto in auge in questo tempo di pandemia. Ma come si dice, si fa di necessità virtù, e quindi questo è il modo migliore in questo momento, pur di poter offrire questo momento di riflessione e di presentazione di questo testo. Quindi la Fondazione Magna Carta e la casa editrice Rubettino hanno ben pensato di regalarci questo momento insieme. Ecco, due note tecniche prima di entrare nel vivo della presentazione. Ovviamente questa presentazione va in diretta in diverse pagine social e chi ci sta seguendo ha la possibilità di intervenire appunto con dei commenti e lasciando nei commenti delle domande. Queste domande poi verranno raccolte e, tempo permettendo, verranno rivolte ai nostri, sia agli autori che ai nostri ospiti che a breve andremo a presentare. Altra nota tecnica, ovviamente il libro è acquistabile già da tempo in tutte le librerie, è acquistabile anche sul sito della casa editrice Rubettino, tra l'altro anche con un 15% di sconto, e per quanto riguarda le recensioni le potete trovare invece sul sito della Fondazione Magna Carta. Ecco, credo che possiamo andare alla presentazione dei nostri ospiti, e che appunto che ci aiuteranno ad entrare nel merito e nella presentazione di questo libro. Dovrebbe essere collegato con noi Gianenrico Carofiglio, Gianenrico Carofiglio, che appunto lo stavamo aspettando, ma credo sia in collegamento. Ovviamente scrittore di successo, giurista, già magistrato e senatore. Dopo, insieme a lui c'è anche Niccolò Zanon, che lo vedo. Buonasera. Buonasera, buonasera. Niccolò Zanon, costituzionalista, già membro del CSM, attualmente giudice della Corte Costituzionale. Grazie per essere con noi. Grazie dell'invito a voi. Anche nel frattempo che aspettiamo caro figlio, ovviamente ci sono anche i due autori. Eccoli, li vediamo. Ecco. Salutiamo Sua Eminenza il Cardinal Camillo Ruini, lo ringraziamo. Buonasera, Cardinale. Buonasera. Per eminenza. E con lui anche il senatore Gaetano Quagliariello. Buonasera, Buonasera. senatore. Buonasera a tutti. Bene, credo che appunto nel frattempo che aspettiamo che si colleghi Gianrico Carofiglio, io rivolgerei subito al dottor Zanon appunto l'incombenza di poter rompere il ghiaccio, entrare nel merito, introdurci nella presentazione di questo testo. Le chiederei subito che idea si è fatto di quest'altra alta libertà. Ma è un dialogo molto, molto interessante sulla libertà e da due punti di vista certamente non del tutto coincidenti, che però trovano diversi momenti di incontro molto distanti da un certo pensiero dominante a livello culturale negli ultimi decenni. Per quanto riguarda la prima parte del libro, anch'io ho avuto la sensazione, e leggendo queste parole ho avuto, come dire, la sensazione plastica di trovare messe in modo logico e molto interessanti una serie di intuizioni che vagamente e confusamente mi venivano osservando il dibattito pubblico sui diritti, sulla libertà, sul concetto di autodeterminazione dell'individuo.
che anche facendo il mestiere che faccio di giurista molto spesso ovviamente incontro. E ho avuto anch'io la sensazione, la prima parte del libro soprattutto me l'ha confermata, che vi sia nella cultura contemporanea questa straordinaria attenzione alla cultura dei diritti dell'individuo, intesi però come trionfo della massima autodeterminazione, del livello, come dire, più alto possibile di autoaffermazione del singolo, senza limiti e confini, come diceva qualcuno. La sensazione è anche che questa autodeterminazione spinta all'estremo, che trasforma i desideri di affermazione individuale in diritti, faccia parte dell'agenda di una sorta di, io la chiamerei una new class, una nuova classe di individui, spesso sradicati da un contesto culturale preciso, sicuramente agiati, che vivono nelle società occidentali, come dire, fortunate della nostra parte di mondo, e che pensano appunto che trasformare i propri desideri in diritti sia cosa buona, sia, come dire, sia il proseguimento di un ragionamento di progresso che è stato compiuto in passato e che adesso è giunto al livello antropologico individuale. E questo viene fatto senza nessuna attenzione al nesso inscindibile di cui si parla nel libro tra libertà, responsabilità nei confronti degli altri e natura. E spesso, come dire, la natura viene ormai vissuta come una costrizione insopportabile. Tanto maggiori sono gli strumenti tecnologici e scientifici di cui possiamo disporre per padroneggiarla, questa natura, tanto più ci sentiamo in diritto di rovesciarne anche gli assunti e le acquisizioni più ovvie, insomma. Spesso però questi individui, che appartengono a questa nuova classe di agiati intellettuali o comunque di persone che stanno bene, che pensano appunto di trasformare i propri desideri in diritti, si trovano di fronte talvolta a contesti culturali o a ordinamenti giuridici che non consentono di fare tutto questo, non consentono a loro di realizzare immediatamente questi loro desideri, perché non prevedono le forme giuridiche per questa realizzazione. E allora adiscono i tribunali. Questa è ovviamente una parte del libro che mi ha trovato particolarmente attento, perché trovandomi temporaneamente a svolgere le funzioni di giudice della Corte Costituzionale, non mi capita di rado di trovarmi di fronte a questioni che vengono portate anche di fronte a noi, in cui si vede chiarissimamente questa torsione del desiderio in diritto, il desiderio di sentirsi dire che è la Costituzione stessa o sono le fonti sovranazionali a consentire l'affermazione di quei desideri. E spesso di fronte ai tribunali, soprattutto ai tribunali supremi, non necessariamente solo italiani, queste persone, questi componenti di questa new class, trovano terreno fertile. Spesso promuovono delle strategic, quelle che con linguaggio inglese si chiamano le strategic litigation, cioè sono dei casi che o vengono creati ad arte o sono dei casi reali, ma che vengono circondati subito da un'aurea di pietas, creano consenso, intorno ad essi si crea un'informazione spesso unilaterale, che tende a dire, beh, certo, questo desiderio che si vuole trasformare deve essere trasformato in diritto perché è giusto che sia così. Pensate ai casi, non so, appunto, il caso più drammatico che abbiamo avuto di recente è stato quello del fine vita, ma non è solo quello. Tornerà di fronte alla Corte presto il tema dell'utero in affitto. E si ha l'impressione talvolta di vivere in un contesto culturale che circonda questo genere di vicende in cui manca il contraddittorio. Magari sono anche questioni che dividono fortemente l'opinione pubblica, però l'informazione che si dirige alle persone interessate sembra fondamentalmente unidirezionale, per cui si crea un clima che prepara, diciamo, quella soluzione.
E la cosa più, come dire, che a me inquieta di più è proprio questa, che spesso i tribunali supremi si trovano a mettere la parola fine con delle decisioni spesso, che sono poi irrevocabili, a questioni che in realtà sono fortemente dibattute presso l'opinione pubblica e che magari potrebbero anche trovare una forte discussione in seno alle assemblee rappresentative. Ma invece, diciamo, una sentenza di un tribunale o costituzionale o di una corte europea corre il rischio di mettere la parola fine a un dibattito pubblico che era ancora in itinere. Insomma, io ovviamente vedo soprattutto questo lato istituzionale, il libro non si occupa solo di questo, naturalmente, e adesso non voglio fare un intervento troppo lungo e come capite poi ho anche visto la funzione che ricopro in questi anni. Ci sono dei limiti sulle cose che posso dire, sulle cose che non posso dire. Però certamente mi inquieta molto questo lato istituzionale della vicenda. Ma dicevo, il libro è molto più ricco perché è un dialogo tra una visione liberale, storica e una visione, appunto, quella di Sua Eminenza il Cardinal Ruini, che cerca di mettere in evidenza come la libertà del singolo è un aspetto fondamentale, ma unita a una sua responsabilità nei confronti degli altri, alla luce della fede che sta sullo sfondo e che ci richiama alla presenza di un diritto naturale, di verità oggettive, rispetto alle quali l'individuo invece proiettato in questo desiderio di autoaffermazione, ha completamente perso, diciamo, questo aggancio, questo contesto oggettivo che dovrebbe fornire il quadro di riferimento dell'azione di ogni singola persona. Per cui è una lettura, secondo me, importante, una lettura edificante, soprattutto di questi tempi, e anche una lettura preoccupata, perché ci sono pagine giustamente preoccupate su certe derive che si sono verificate soprattutto nel nostro paese, che fino a un certo periodo poteva essere una felice eccezione, ma di recente sembra essersi, come dire, accodato a una tendenza globale estremamente. Ecco, io mi fermerei qui per questo primo giro, poi naturalmente dopo si potrà, penso di poter intervenire ancora. Grazie mille, grazie per la sua presentazione e io passerei subito la parola anche a Gianni Vico Carofiglio che nel frattempo ci ha raggiunto e dovrebbe essere con noi. Ecco, buonasera. Buonasera, buonasera a voi, buonasera a tutti quanti, Buonasera, questa volta agli autori. grazie mille per essere con noi. Prima abbiamo presentato, scrittore di successo, giurista, già magistrato e anche politico. Avevamo già avuto modo di poter decifrare chi avevamo davanti. E anche a lei rivolgo più o meno la stessa domanda che ho rivolto a Niccolò Zanon, ovvero che idea lei si è fatta di questa altra libertà? Qual è la prima impressione che appunto gli è venuta in mente o comunque ha potuto avvertire sfogliando le pagine in modo attento di questo testo? Beh, non sono capace di rispondere a questa domanda perché in realtà non mi è venuta una sola idea e ho fatto forse qualcosa di più che sfogliare il libro. L'ho letto con estremo interesse, con grandissima curiosità e man mano che andavo avanti anche con un certo senso di stupore che posso immediatamente spiegare. Lo stupore era legato al fatto che ho cominciato a leggere il libro pensando che ci sarebbero state più cose su cui mi sarei trovato in disaccordo di quante invece avrebbero trovato appunto il mio punto di vista concorde, invece è stato il contrario. Se dovessi fare, diciamo così, una quantificazione, una operazione statistica su quante cose in quante cose mi sono più ritrovato, in quante invece, certamente, come capita sempre, come fisiologico che capiti in un libro che solleva tante questioni complesse e controverse, quante invece mi hanno trovato, diciamo, su posizioni di dissenso. E quindi ovviamente io preferisco non fare una enunciazione che sarebbe stucchevole, una elencazione che sarebbe noiosa,
di tutti i vari punti, indicando su quali ero d'accordo e su quali no, ma mi fa piacere, per cercare un pochettino di sollevare qualche spunto di dibattito, indicare due aree tematiche più che due punti, che sono poi appunto quella che ha suscitato le mie perplessità o comunque il mio punto di vista di disaccordo, e invece l'altra su cui sono stato in totale accordo, anche perché probabilmente è un tema di cui in questo periodo in particolare mi sto io stesso occupando, un pezzo di un piccolo saggio che sto terminando in questi giorni proprio dedicato a questo argomento, con una abbastanza impressionante consonanza di temi. Ma vado subito a dire quali sono questi due spunti e dico poche cose, voglio prendermi poco tempo per lasciare spazio poi diciamo al dibattito, alle sollecitazioni, alle annotazioni critiche che dovessero esserci. La parte su cui ho trovato la consonanza di cui dicevo è la parte in cui si riflette criticamente su un problema gravissimo dei nostri tempi, che è quello del crescente dominio della tecnica e con gli effetti di disumanizzazione che da questo deriva. È secondo me un tema centrale per la riflessione di chiunque oggi, comunque la pensi, quale che sia il punto di vista di partenza, quali che siano le convinzioni o le fedi, perché è un tema che ha a che fare con la, come posso dire, sopravvivenza dell'umanità per come la intendiamo. E quindi ci tornerò fra poco, ci tenevo a dire subito che questo è per me lo spunto, la chiave di lettura più interessante e, diciamo, più capace di mettere in moto accordi nel mio punto di vista. Su altre questioni, ovviamente le opinioni sono più variegate, il tema che pure è comparso nelle considerazioni che faceva Aurora il professor Zanon, su cui mi sento di fare qualche annotazione più dissonante, è, come posso dire, il tema del diritto naturale, che aleggia in più parti del libro, che in qualche modo lo innerva, è la premessa di diverse affermazioni e diversi enunciati. Vedete, il tema del diritto naturale, per chi non si occupa professionalmente di diritto, di teoria del diritto, di riflessione filosofica sul significato dell'esperienza giuridica, è un concetto apparentemente chiaro, sostanzialmente sfuggente. In realtà spesso lo è anche per chi si occupa professionalmente di queste cose, perché il concetto di diritto naturale è un concetto di difficile decifrazione. È stato ripetutamente sostenuto e criticato a seconda dei punti di vista. La mia citazione preferita sul tema del diritto naturale era l'opinione che ne aveva Bentham, il grande filosofo utilitarista inglese. Diceva che tutte le leggi sono creazioni umane, in quanto tali imperfette, mutevoli e ovviamente perfettibili. E diceva Bentham, la locuzione diritto naturale è una espressione che spesso in buona fede viene adoperata per attribuire autorevolezza a uno specifico sistema giuridico, a uno specifico sistema di valori. E io sono abbastanza d'accordo, il che non deve far pensare a uno scetticismo, come posso dire, sulla possibilità di individuare un quadro di valori universali, ci torneremo fra un attimo. Per me però è importante proprio essere capaci di distinguere fra nozione di diritto naturale e nozione di diritto universale. Però vedete, nella categoria del diritto naturale, la categoria del diritto naturale appartiene, secondo il mio punto di vista, a una più generale valutazione del tema della natura come caratterizzata da una dimensione valoriale, etica. Ciò che è naturale, vi chiedo scusa per la
semplificazione quasi banalizzante, ma per esigenze di sintesi, ciò che è naturale è in quanto tale buono, positivo, ed è proprio per questo che l'aggettivo naturale si mette vicino al sostantivo diritto per attribuirgli il massimo della legittimazione. In realtà la natura, voglio fare citazioni banali, ma potremmo evocare molti riferimenti letterari, filosofici, giuridici. Pensiamo soltanto al dialogo di un islandese con la natura di Leopardi. La natura in sé non è né buona né cattiva, nella natura ci sono cose meravigliose, sublimi, e in essa noi cogliamo un senso complessivo che, si sia o meno credenti, ci dà questa idea di far parte di una entità più vasta, e ciò è meraviglioso. Ma nella natura, nel suo funzionamento, nelle sue regole, non v'è una dimensione etica. Nella natura ci sono cose meravigliose, come dicevo, e spaventose. È naturale il cancro, è naturale il coronavirus, è naturale la selezione naturale, per l'appunto, che determina la morte dei più deboli, mentre non sono naturali le cure per queste malattie, non è naturale il computer, non sono naturali gli occhiali, le medicine contro le malattie degenerative, e via discorrendo, e mi perdonerete per la semplificazione. Quello che voglio dire è che il concetto di diritto naturale è un concetto che può presentare qualche aspetto critico, secondo me, proprio nella comprensione invece di quell'idea di diritto universale, di un diritto in cui tutta la dimensione dell'umano possa riconoscersi, che è il risultato di un progresso e non di una scoperta di una entità normativa nascosta da qualche parte. Vedete, sono stati considerati istituti di diritto naturale istituti giuridici che adesso ci fanno sorridere, senza andare troppo indietro nel tempo, senza andare a evocare il fatto che taluni sostenevano essere parte del diritto naturale, addirittura la schiavitù. Ma pensiamo semplicemente al diritto di famiglia del nostro paese fino al 1975, un diritto di famiglia che, ripeto, taluni consideravano una emanazione del diritto naturale. Quel diritto di famiglia implicava, faccio per dirne una soltanto, la subordinazione della moglie al marito, cosa che a noi tutti, ora comunque la pensiamo, ci fa semplicemente sorridere. Non siamo capaci di dire oggi che cosa fra 50 anni o fra 100 anni del diritto vigente adesso fra noi i nostri antenati considereranno inevitabilmente legato a una contingenza sociale e storica. La dimensione etica non riguarda, a mio modo di vedere, la natura, ma riguarda soprattutto la sfera dell'umano. È una prospettiva, è un sogno, è una via di perfezionamento della solidarietà fra gli umani, del senso di coesione fra gli umani che si riconoscono come tali. E questo è vero che uno abbia un punto di vista religioso o che uno non ce l'abbia. Ed è un tema su cui mi piacerebbe, se ci riusciamo, sviluppare il discorso oggi, ma magari anche in altre occasioni. Ma lasciatemi dire adesso dove mi sono più fortemente, devo dire, riconosciuto leggendo il libro. Mi permetterete di fare una rapida lettura. Sono due pagine, 26 e 27, quelle in cui si riflette, in cui riflettono entrambi gli autori, con punti di vista convergenti, sul tema del predominio della tecnica. Scrive Gaetano Quagliariello: sul piano antropologico l'impressione è che lo sviluppo della tecnoscienza non sia inteso come conoscenza e applicazione al servizio dell'uomo, ma come frontiera sempre più avanzata nella pretesa di rimuovere l'imperfezione fino al punto di superare l'umano e giungere al postumano, che mi sembra molto ben detta e molto profondamente condivisibile. Specifica ulteriormente Gaetano Quagliariello in questo passaggio: in questo modo finisce per colpire l'uomo come se ne fosse non soggetto attore, ma oggetto astratto e passivo fruitore. E noi sentiamo qui, in questa, diciamo, materializzazione, reificazione, direbbero alcuni,
dell'umano, la eco di una buona parte della riflessione filosofica del secolo scorso sul tema del rapporto fra umano e scienza, tra Adorno, Marcuse, Horkheimer, e lo stesso Heidegger che ebbe modo di specificare come rispetto al predominio della scienza l'umano non è più neanche un semplice funzionario, ma la materia prima più importante. E subito dopo il Cardinal Ruini ribadisce il concetto, con questa espressione che mi è molto piaciuta, il fascino per le tecniche è il rovescio della medaglia di una disistima di sé e dell'umanità. Non si sopportano più la vecchiaia, la malattia e la morte, tantomeno la casualità della nascita. Riconciliarci con la nostra finitudine, accettare le nostre debolezze è il prerequisito per salvare l'umanità. E non potrei essere più d'accordo. Proprio questo riferimento alla imperfezione, che mi piace moltissimo, in cui sento risuonare un eco nel quale molto mi riconosco, mi porta a dire due poche parole di conclusione per alludere a un altro concetto che aleggia nel libro, ed è il concetto di verità, concetto di, inutile dirlo, enorme complessità, concetto inafferrabile. Io ci ho più volte riflettuto, ci ho anche, tra virgolette, giocato, nel senso che qualche anno fa, giocando con la locuzione la verità, mi sono accorto che essa locuzione ha ben 21 anagrammi. Di questi 21 anagrammi molti sono piuttosto insignificanti, ma tre sono interessanti e quasi inquietanti. Questi tre anagrammi sono la verità, anagrammabile in rivelata, la verità è anagrammabile in evitarla, la verità è anagrammabile in relativa, e vale anche al plurale, le verità relative. La verità rivelata è la verità della metafisica e della religione, non ha a che fare col consenso, ma ha a che fare con forme di fede le più varie. E quindi va benissimo nel momento in cui si accetta il sistema di fede, va meno bene nel momento in cui si debbano immaginare terreni di condivisione fra persone che la pensano diversamente. Evitarla è una parola che allude allo scetticismo radicale di chi pensa che la verità non esiste, o se esiste, non può essere raggiunta, quindi meglio tenersi alla larga dal concetto, meglio occuparsi d'altro. Relativa non è il riferimento al relativismo, parola che io non amo, che allude a qualcosa che non mi piace. La verità relativa non significa che non esista una verità oggettiva di cui tutti dobbiamo occuparci, significa che esiste una pluralità di punti di vista e che ognuno di questi punti di vista coglie un segmento del reale e noi dobbiamo prendere atto di questa pluralità di punti di vista per andare alla ricerca di momenti e di piani di condivisione, proprio fra questa pluralità di punti di vista civilmente comunicati. Mi piace concludere queste riflessioni con una citazione da un passaggio molto bello sul tema di Norberto Bobbio, un passaggio contenuto nella prefazione a un libro capitale del secolo scorso, il Trattato della nuova Trattato dell'argomentazione, la nuova retorica di Perelman e Titeka. Scrive Norberto Bobbio: la teoria dell'argomentazione rifiuta le antitesi troppo nette, sa che tra la verità assoluta degli invasati e la non verità degli scettici c'è spazio per le verità da sottoporre a confronto attraverso lo strumento del proporre buone ragioni pro e contro. E conclude con un tono che io ho sempre trovato epico: sa che quando gli uomini cessano di credere alle buone ragioni è allora che comincia la violenza. Grazie. Grazie mille a Gianrico Carofiglio. Credo che vi siano già abbastanza suggestioni in entrambi gli interventi per poter rivolgere la parola agli autori e per poter già intavolare tanti discorsi. Abbiamo detto i desideri che si tramutano in diritti. Gianrico Carofiglio ha citato una frase del testo che anche a me mi è rimasta impressa, ovvero il fascino per le tecniche e il rovescio della medaglia della disistima di sé. E adesso, rivolgendomi in modo particolare agli autori e nello specifico alla sua eminenza il Cardinal Ruini, chiedo proprio questo aspetto qui.
ovvero il fascino per le tecniche è il rovescio della medaglia di una disistima di sé e dell'umanità. E le chiedo anche l'equiparazione di ogni desiderio che debba tramutarsi in diritto. Non è anche questa la come radice una disistima di sé, dell'uomo e dell'umanità? Ma io direi che questa tendenza, questa disistima di sé è una nostra valutazione che facciamo andando alla radice delle cose, perché in realtà chi afferma queste cose ha grande stima di sé soggettivamente, ma poi questa stima cade nei fatti, in quanto affidandosi alla tecnica l'uomo naturalmente abdica a quella che è la sua posizione fondamentale, che è quella di essere l'autore della scienza e l'autore della tecnica, e come tale in qualche modo il signore della scienza e della tecnica. Questa è la svolta che avviene, è la svolta che avviene. Ora, come si può comprendere meglio la positività anche della tecnica? Perché io non vorrei assolutamente passare per uno che è contrario alla tecnica, che ignora gli enormi benefici che la tecnica ha portato alla vita umana. Pensiamo soltanto, andando molto indietro, a un filosofo come Cartesio nel discorso del metodo, il quale diceva che la sua scienza, che poi ha portato anche la tecnica, la nuova scienza avrebbe portato un cambiamento delle condizioni di vita. E questo oggi l'abbiamo visto e lo vediamo ogni giorno. Però l'importante è non subordinarsi alla tecnica, ma rimanere padroni della tecnica. Questo è ciò che è il pericolo. Il pericolo è quando l'uomo, diciamo così, cede alla tecnica a quello che invece è suo. Ed è un pericolo oggi molto, ma molto attuale. In questo mi trovo pienamente d'accordo con quello che ha detto il dottor Carofiglio e naturalmente con quello che diceva prima il professor Zanon. Ecco. Credo quindi che dobbiamo stare attenti a questo. L'altra domanda qual era? Un diritto naturale. Nel senso, l'equiparazione diritto-desiderio, se anche questo aveva come problematica il discorso della disistima di sé. Io questa credo che sia una tentazione che oggi è diffusissima e che non solo è presente in tante persone, ma prevale nettamente nel mondo della comunicazione sociale. Se noi guardiamo i grandi giornali, i grandi organi di stampa, italiani ma anche non italiani, direi che su questo punto sono tutti più o meno d'accordo nel giustificare la elevazione del desiderio al livello del diritto. E questo è un pericolo estremo. E in ciò sono molto grato al professor Zanon, che ha messo in luce come questo possa condizionare tante volte anche gli organi giudiziari, i supremi organi giudiziari. L'abbiamo visto mille volte in Italia, ma in altri paesi non meno. A questo come si può reagire? Non è facile, non è facile. Bisogna anzitutto ricordare che se ogni desiderio è diritto, fatalmente si arriva a un conflitto tra i diritti, perché i desideri confliggono fra loro. Quello che è il mio desiderio non necessariamente è il tuo desiderio, anzi, molte volte è desiderio opposto. Ecco. Ma poi, soprattutto, il desiderio non può essere trasformato in diritto, perché il diritto ha una connotazione di oggettività, mentre il desiderio è qualcosa di fondamentalmente soggettivo. Trasformare ciò che è soggettivo in oggettivo vuol dire cambiare i parametri fondamentali della nostra vita. Io penso che da questo punto di vista è molto importante
avere pazienza, lasciare, cioè che il dibattito maturi. Io vorrei invitare, per quello che posso, anche coloro che sono giudici a non cedere alla tentazione di arrogarsi il potere di definire queste questioni. Sono questioni che variano nel tempo e che possono maturare attraverso il confronto. Lì si potrà vedere come quello che appare, quello che si presenta come un desiderio, in realtà non può essere un diritto. Se invece abbiamo fretta, finisce che assolutizziamo i desideri e così rendiamo più difficile la vita e soprattutto stravolgiamo il mondo dei valori, per cui quello che è fondamentale per l'uomo viene perduto. Pensiamo soltanto al caso del matrimonio fra persone dello stesso sesso. Avere legittimato questo, tendere a legittimare questo, vuol dire porsi in contrasto con evidenti dati umani, se non vogliamo dire naturali, diciamo umani, e vuol dire anche tagliare radici con tutta la nostra storia, perché non c'è nel passato mai qualche cosa del genere, e non può essere per caso che, avendo pensato il matrimonio in tante maniere diverse, pensiamo alla poligamia, poliandria, eccetera, mai però si è pensato al matrimonio per persone dello stesso sesso. La radice ultima è che il matrimonio per persone dello stesso sesso non può come tale generare, e isolare il matrimonio dalla generazione è veramente non capire che cos'è il matrimonio. Grazie, grazie mille. Su Eminenza, e io rivolgerei anche la stessa domanda all'altautore, appunto al senatore Quagliariello, ovvero il suo punto di vista sul discorso diritti, desideri, e anche un accenno a un discorso, che ha un aspetto che metteva in evidenza Gianrico Carofiglio, ovvero il fatto del perfettismo, ovvero lei alla fine, al termine del libro, parla e dice: anziché cercare la società perfetta, oggi si insegue l'esistenza perfetta. Ecco, qual è la scala con la quale si è arrivati a compiere questo passaggio? Innanzitutto consente di ringraziare Rubettino, l'editore Rubettino, che so che è collegato con noi, la Fondazione Magna Carta per aver organizzato questo momento. Vorrei anche ringraziare Teleantenna di Monfalcone e Radio L'Aquila 1 dell'Aquila, che stanno riprendendo e trasmettendo il nostro dibattito. E non è un ringraziamento così formale, perché questo libro è uscito in realtà qualche giorno prima del lockdown. Avevamo immaginato altre forme di presentazione, però ritengo che insomma, i contenuti di questo libro non abbiano perso valore per quel che è accaduto in questi tre mesi. E tutto questo ha a che fare, diciamo, con il titolo e con il problema del cosiddetto perfettismo su cui lei mi ha interrogato e su cui si sono soffermati sia Zanon e soprattutto Carofiglio. Ecco, l'utopia perfettista, anche questa è una cosa, diciamo, che non è di oggi, è una cosa che insomma è sempre esistita nella storia, che ha assunto forme diverse. Se noi ci fermiamo, diciamo, solamente alla storia contemporanea, nel XIX secolo, quello che è stato definito il secolo breve, l'utopia perfettista ha preso le sembianze, diciamo, del comunismo, cioè l'idea che si potesse, del XX secolo, che si potesse arrivare ad una società di uguali. E dunque questo tentativo, diciamo, di perfezione era fondamentalmente un esperimento di ingegneria sociale. Si agiva sul corpo della società. E dunque era anche più facile che coloro i quali si trovavano a difesa della libertà della persona o dell'individuo fossero in qualche modo
tra virgolette, tra gli oppositori di questa utopia. Ecco, nel XXI secolo, quando diciamo questo esperimento di ingegneria sociale è stato sconfitto dalla storia, quando comunismo insomma è crollato, poiché appunto poi insomma cambiano i secoli, cambiano i partiti politici, cambiano i riti, i miti, ma le mentalità è più difficile che si modifichino, ecco, il perfettismo ha trovato un altro terreno di applicazione. Questo terreno di applicazione è un terreno, diciamo, antropologico, e lo dico anche qui in maniera semplificata, il tentativo, oppure appunto il programma di poter disporre della propria vita dal momento della nascita fino al momento della morte, e anzi addirittura prima della nascita e anche dopo la morte, che insomma l'esistenza possa trasformarsi in una sorta di pianificazione individuale. Ora, ovviamente, questa utopia, dal punto di vista liberale, è più difficile da contrastare, perché apparentemente ha a che fare con la libertà dell'uomo, con l'ampliamento della sfera delle libertà dell'uomo e della trasformazione, diciamo, dei desideri in diritti. Quello che voglio posso ottenerlo anche, diciamo, con il supporto della tecnica. In realtà, dal punto di vista di un certo liberalismo, ecco, questa utopia forse è addirittura più pericolosa dell'altra, perché mentre la trasformazione di un corpo sociale implica sempre un certo livello di imperfezione, il piano antropologico tende a programmare tutto o a ritenere che tutto possa essere programmato, e toglie quindi a un'idea di libertà intesa in senso empirico un aspetto fondamentale, quello che Popper avrebbe indicato con l'espressione "il futuro è aperto", cioè se noi chiudiamo l'orizzonte del futuro, abbiamo oggettivamente tolto una caratteristica fondamentale alla libertà dell'uomo e della persona. Un liberale dirà che il futuro è aperto, un credente dirà che fino all'ultimo momento è possibile un intervento che, diciamo, viene non da questo mondo. Per entrambi è necessario mantenere un elemento di meraviglia nell'esistenza. Se viene meno la meraviglia, noi arriviamo a concepire un pensiero, diciamo, totalitario. Pratichiamo un'altra versione del totalitarismo, non più applicata alla società, ma applicata, diciamo, al piano della vita individuale, alla dimensione antropologica. Voglio dire soltanto un'ultima cosa, per insomma sostenere un punto di vista, diciamo, dialogico con quello che ha detto Gianrico, ed è questo. È evidente che se vogliamo insomma mantenerci su un'idea di libertà che non sia totalitaria, a monte abbiamo bisogno di non chiudere la linea dell'orizzonte, ma abbiamo bisogno anche di qualcosa a valle, cioè ci dobbiamo ancorare ad alcune verità, le possiamo chiamare umane anziché naturali, per evitare, diciamo, l'abuso o la strumentalizzazione del diritto naturale. Il diritto naturale può essere eccessivamente ampliato, ma ha alcune dimensioni, alcune evidenze dalle quali non si può prescindere. L'origine deriva da insomma un rapporto tra un uomo e una donna, e questo è un elemento, diciamo, che
non possiamo trasformare, perché da questo deriva un'altra cosa, e cioè il diritto alla propria identità, che è qualcosa, diciamo, di insopprimibile, perché ha a che fare, diciamo, con una sedimentazione di civilizzazione, un percorso di civiltà che, se noi andiamo a intaccare, stravolgiamo, rischiamo appunto di correre gravi rischi. Ecco, mi fermerei qui per ora. Grazie, grazie, grazie senatore. Adesso io chiederei, fondamentalmente farei un primo giro, un primo e magari anche ultimo, perché vedo che il tempo è tiranno e quindi scorre, chiederei a tutti di essere telegrafici. C'è una frase del testo che io ho raccolto e che voglio rivolgere a tutti con una notazione. È una frase del Cardinal Ruini, e dice: la nostra libertà è radicata nella realtà del nostro essere, e quando va contro di essa diventa distruttiva anzitutto di noi stessi. La libertà, alla fine, se diventa assoluta, fondamentalmente fa sì che l'uomo perda tutti i suoi connotati umani, perché perde il suo connotato relazionale, perché non ha più bisogno degli altri, gli altri diventano oggetti, perde la sua identità, perché si stacca fondamentalmente da sé, e alla fine rimane fondamentalmente solo con una domanda, cioè: chi sono? Ora, rivolgo a tutti questa domanda: qual è la menzogna di fondo che fondamentalmente sta all'origine di questa pretesa di avere una libertà assoluta, se possiamo dargli un nome, o comunque se possiamo etichettarla in un certo modo? E partirei col giro di prima, quindi dal dottor Zanon, dal professor Zanon. Ma è una domanda, ovviamente anche questa, difficilissima, è difficile rispondere in poche battute. Raccoglierei lo spunto di Gianrico Carofiglio. Riconosco nelle parole che ha detto il Carofiglio dell'arte del dubbio, se non sbaglio, che è uno dei libri che ho apprezzato di più suoi. E quindi raccolgo l'idea che la pluralità dei punti di vista e degli argomenti e dei controargomenti sia sempre il dato che ci può salvare dalle prospettive assolute. Capisco bene che parlare oggi di diritto naturale suscita questa sensazione, perché diciamo che la lotta per il diritto naturale o per i diritti naturali ha provocato tragedie nella storia dell'umanità. Ma allora il riferimento all'umano, di cui parlava correttamente, secondo me, Gaetano Quagliariello, ci può aiutare per pensare che appunto non esiste un unico punto di vista di cui tener conto, un principio valore tiranno che può essere l'autoaffermazione di sé, addirittura la pianificazione totale della propria esistenza anche dopo la morte. E da questo punto di vista una legislazione che prevede le dichiarazioni anticipate di trattamento da far valere dopo la morte, senza che poi, come dire, si consideri che le condizioni cambiano drammaticamente, che dopo la morte, insomma, quando non si è più nelle condizioni di lucidità di poterle rimediare, fa pensare proprio a questo principio tiranno che in qualche modo ci costringe a una alla fedeltà di un solo assoluto valore. Ecco, il bilanciamento tra punti di vista diversi ci consente di recuperare la dimensione dell'umano nelle sue varie sfaccettature, ma con riferimento però a un aggancio reale, di realtà che non è soltanto la cruda natura, che può essere anche matrigna, certamente ha ragione in questo Carofiglio, ma che è frutto di storia, di cultura, della progressiva evoluzione dei costumi, che in qualche modo si evolvono, ma rispetto ai quali una prospettiva di conservazione di ciò che sono i risultati migliori di questa evoluzione ci dà sempre il senso di un ancoraggio appunto alla realtà storica, al contesto, alle relazioni sociali, alla responsabilità della persona nei confronti di chi sta accanto a questa persona. Ecco, è proprio questa necessità di fare della non più l'individuo assoluto, isolato, da solo,
con i suoi desideri, con la tecnica che è a disposizione, ma di farne il centro di imputazione di una serie di relazioni complesse con altre persone con le quali si può entrare in solidarietà, pur magari pensandola diversamente, esattamente come diceva Gianrico Carofiglio prima. Grazie. Grazie, professor Zanon. Ovviamente passo subito la palla a Gianrico Carofiglio, rivolgendogli più o meno la stessa domanda. Non lo sentiamo. Non mi sentite? Mi avete... Sì, adesso. Mi dicevo, mi riallaccio proprio all'ultima cosa che ha detto il professor Zanon, che mi sembra un perfetto gancio con quello che comunque avrei voluto dire e che ci racconta tra l'altro una cosa secondo me molto bella che viene fuori da questo nostro dibattito, e cioè che è un dibattito, e cioè che stiamo dialogando, cioè che stiamo facendo quello che diceva Norberto Bobbio nella frase che ho citato prima, cioè siamo partiti da punti di vista diversi, rimarremo ovviamente per certi aspetti su posizioni diverse, ma stiamo trovando un terreno comune che su alcune questioni fondamentali, il che mi sembra una cosa molto bella. E venendo proprio al tema della solidarietà, cioè al tema dell'umano, cioè quando io dico noi dobbiamo pensare al diritto umano, al diritto universale umano, uso un'espressione sintetica per alludere a qualche cosa che sviluppato è il diritto della solidarietà, il diritto che ha come base di fondo l'alleanza fra gli esseri umani, il fatto che siano creature solidali. Ho letto recentemente un saggio che mi ha enormemente affascinato di un professore di Berkeley che ha riletto Darwin, cui ingiustamente, secondo lui e anche secondo me, perché poi sono andato a controllare, sono state attribuite posizioni ideologiche che lui non ha mai avuto. Tutti ricordate la frase famosa, quella della sopravvivenza del più adatto, del più forte, survival of the fittest, che in realtà Darwin non ha mai detto. Erano i darwinisti sociali, Spencer e altri, che gliel'hanno attribuita. Darwin è uno che nella sua riflessione sull'evoluzione della specie, delle specie, ha posto in evidenza come la specie umana sia riuscita a prevalere perché capace di solidarietà, perché capace di gentilezza. Dice questo professore di Berkeley, la frase corretta per interpretare Darwin, e secondo me un grande viatico su questo tipo di riflessioni, è quello della sopravvivenza del più gentile, nel senso del più solidale. E in questo senso, secondo me, noi troviamo un punto di caduta, una possibilità di scioglimento anche della diversità di prospettive da cui siamo partiti e su cui ci muoviamo. Che cos'è che dà senso alle esistenze? Al di là appunto dei punti di vista i più vari, al di là dei desideri, al di là della trasformazione o meno di questi desideri in diritti, potremmo discutere molto di questo tema da un punto di vista anche, come posso dire, di teoria del diritto, ma non è quello che ci interessa in questa sede. Uno dei filosofi e dei pensatori che più nel secolo breve si è interrogato sul tema del senso dell'esistenza si chiamava Viktor Frankl, era uno psicanalista, uno psichiatra viennese, fu internato nei campi, dove peraltro finì perché rifiutò la possibilità di partire per gli Stati Uniti per non abbandonare i genitori. Fu internato e passò anni in ben 4 campi. Ha raccontato la sua esperienza nei campi di sterminio in un libro dal titolo Uno psicologo nel Lager. E la seconda parte di questo libro è una riflessione su che cosa dà senso all'esistenza, cioè che cosa a taluni ha consentito di sopravvivere mentre altri morivano. E il senso all'esistenza, che è in qualche misura soggettivo, ha comunque sempre a che fare col riconoscimento dell'altro, col darsi, col dono, con l'idea di solidarietà, con la possibilità di scegliere tutto questo però. Cioè che questo sia il risultato di un atto etico e solidale. E secondo me quando parliamo di libertà, quando parliamo di verità, quando parliamo di diritti universali, ripeto, a me piace pensare, non possiamo fare a meno di riflettere sul senso dell'esistenza individuale che a mio modo di vedere, e credo e spero che forse su questo punto possiamo essere d'accordo, trova una sua reale sostanza
nel riconoscimento dell'altro e in una prospettiva di solidarietà. Dice Bertrand Russell una cosa molto bella in suo libro che si intitola La conquista della felicità. Lui non era un credente, ma lui dice sentirsi parte della grande corrente della vita, sapere di essere, di venire da quelli che c'erano prima e sapere che quelli che verranno dopo fanno parte della stessa corrente, di questa stessa grande dimensione di solidarietà, è una delle più grandi fonti di felicità. Io credo che questo sia vero, sia uno credente, sia uno non credente. Grazie. Grazie Gianrico Carofiglio, e passo appunto la palla molto brevemente agli autori per una chiusura del tema. Eravamo partiti, Eminenza, da questa domanda, cioè quando l'uomo pretende una libertà assoluta, fondamentalmente poi arriva a diventare non più umano, non è più uomo. Allora mi chiedo qual è appunto la menzogna di fondo, perché io arrivo a chiedere una cosa che poi mi distrugge. Ha un nome questa menzogna? Perché nell'uomo c'è una dimensione, un'apertura verso l'infinito, e l'uomo in qualche modo aspira all'assoluto, ma deve rendersi conto che l'assoluto non è lui, bensì appunto qualcosa che lo trascende infinitamente e in realtà è Dio. Se mi chiede perché non ci può essere una libertà assoluta, rispondo perché la libertà deve essere sempre in rapporto con la realtà. E quindi se è in rapporto non è più assoluta. Se la libertà prescinde da questo rapporto si autodistrugge. Una libertà che pretenda di bastare se stessa non esiste, non esiste. È semplicemente una libertà che va contro se stessa. E qui vorrei anche aggiungere qualche cosa che riguarda il tema della verità. Si è detto giustamente che la verità è relativa da tanti punti di vista. Se però rendiamo totale questa dimensione relativa della verità, la verità stessa sparisce. Cioè abbiamo soltanto più un relativismo. E questo è la distruzione della verità. Noi dobbiamo tenere presente che nella verità c'è questa simultanea presenza di un aspetto relativo, oggettivo, ma anche di un aspetto che invece non è relativo e che non possiamo, a cui non possiamo, è una oggettività alla quale non possiamo rinunciare. La verità è insieme relativa e oggettiva. Noi dobbiamo cercare di contemperare questo sapendo che la nostra libertà, la nostra verità umana è sempre così e per questo è sempre in cammino, non è mai paga di se stessa. E finalmente vorrei dire un'ultima piccolissima cosa che riguarda la natura. Certamente la natura ha tutti i problemi che sono stati ben evidenziati. Quando però si parla di diritto di natura, eccetera, si fa riferimento soprattutto alla radice della natura, cioè a Dio stesso. Se noi dal diritto naturale togliamo Dio, allora le critiche sono tutte quante giustificate. Se invece la natura ha un fondamento in Dio, allora ha anche una sua razionalità che le viene da Dio e che permette di essere fondamento e punto di riferimento per l'agire umano. Grazie. Grazie Eminenza. Nel frattempo è arrivata, abbiamo spazio per una domanda che arriva appunto dai nostri social. Ci chiede Vittorio Coriglione, quindi la domanda la rivolgo inevitabilmente al senatore Quagliariello, ci chiede: sarebbe oltremodo interessante approfondire le differenze tra diritto naturale e diritto universale, anche per superare la contestualizzazione del tempo e dello spazio che caratterizza il diritto naturale. Fondamentalmente a questa domanda ha risposto il cardinale poco fa, cioè se vuole aggiungere qualcosa. Scusami? Se vuole aggiungere qualcosa, dicevo. Sì, io vorrei però un attimo solo tornare al tema che è stato posto sia da Zanon che da Carofiglio, cioè il
diritto universale umano visto come un diritto che viene alimentato dalla solidarietà. Ecco, questo senso, questo punto di vista può essere espresso anche in un altro modo, e cioè come il rapporto tra una persona e una comunità, inteso come il rapporto di un tutto rispetto a un tutto. Cioè non è la comunità che in qualche modo assorbe la persona e la sopraffà, come è accaduto nella storia, non è la persona che si serve strumentalmente della comunità. La persona è un tutto, perché ogni persona è diversa dall'altra, che si rapporta appunto con un tutto, che è il dato comunitario, senza del quale la persona non può esprimersi. E qui noi siamo, secondo me, alla differenziazione tra il concetto di persona e il concetto di individuo, che invece rischia di essere un concetto appunto totalizzante, e che alla fine può fare a meno degli altri, perché se diventa un concetto totalizzante si trasforma in una monade, non ha più bisogno di comunità, non ha più bisogno di solidarietà per esprimersi. E questo, guardate, credo sia, e su questo vorrei terminare, un tema incredibilmente attuale. Quello che è accaduto in questi mesi non ha evidenziato solo la cosa, diciamo, più banale, che è stata evidenziata tante volte, cioè che la potenza dell'uomo può essere messa in dubbio in un istante da una espressione naturale come un virus, ma secondo me ha evidenziato soprattutto il bisogno che l'uomo ha per esprimersi di vivere una vita di comunità. E qui si apre anche una sfida, e cioè la sfida per la quale il distanziamento sociale non si trasformi in un estraniamento sociale. Noi oggi abbiamo svolto questo nostro dibattito attraverso la rete e abbiamo utilizzato bene la tecnica, ma non per questo possiamo rinunziare a momenti di incontro, e non lo possiamo fare in particolare nella formazione dei nostri giovani. Una scuola, una università senza l'elemento sociale di solidarietà è un progetto educativo monco, e quindi dobbiamo, secondo me, trarre anche da questi mesi l'insegnamento necessario a che quello che è accaduto non venga assolutizzato. Prendiamo dalla tecnica quello che è buono, cerchiamo in qualche modo di razionalizzarlo, ma tenendo conto che, così come la libertà non è assoluta, anche l'uomo non basta a se stesso, ha bisogno della solidarietà, ha bisogno del corpo intermedio, ha bisogno del riferimento agli altri uomini per potersi effettivamente esprimere. Grazie, senatore. L'uomo non basta a se stesso. E proprio questo fondamentalmente è, se possiamo dire, il libro è intriso di questa espressione, perché il libro fondamentalmente è un dialogo. A me piace pensare che questa sia la cifra fondamentale, l'ufficiale cifra del fatto che è la relazione, solo la libertà si può raggiungere fondamentalmente solo in una relazione. E il fatto che, appunto, ripeto, il libro sia stato costruito come un dialogo è evidenzia in modo più o meno implicito che il messaggio è proprio questo: io sono libero solo in una relazione, e che la libertà è un percorso che si fa insieme, non si fa da soli. Detto questo,
credo che il tempo appunto sta per scadere. Ringrazio tutti i nostri ospiti, ringrazio il professor Zanon per essere stato con noi, Gianrico, caro figlio, grazie. E ringrazio appunto gli autori che hanno, ci hanno dedicato il loro tempo e le loro riflessioni per questo momento importante di alla fine di una pandemia. È bene poter riflettere sul tema della libertà, dato che è stato ampiamente dibattuto, e quindi grazie a tutti per questo momento e buona serata e grazie. 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 Bene.